Buongiorno dottoressa Spadi, lei è coordinatore IOM Piemonte e Valle d'Aosta. Come è stata affrontata la fase acuta della pandemia nelle due regioni e quali criticità si sono evidenziate? Buongiorno a tutti. Il Piemonte è stata, come sappiamo, una delle regioni più colpite da questa emergenza sanitaria, collocandosi al secondo posto per numero di contagi e al terzo posto per mortalità in questa triste classifica. Le dimensioni di questa epidemia ci hanno imposto una rapidissima riorganizzazione, ci hanno obbligato a riformulare quei percorsi ampiamente consolidati, senza però il supporto di evidenze scientifiche solide. La prima area pesantemente interessata è stata quella dell'Alessandrino, la particolare aggressività con cui ha colpito questa epidemia le province del Piemonte orientale hanno visto anche l'interessamento tra gli ammalati di molti operatori sanitari e la necessità di riconvertire alcuni operatori, alcuni specialisti, tra cui anche gli oncologi, per coprire l'assistenza di reparti Covid oppure supportare i colleghi impegnati in prima linea nell'assistenza dei malati Covid, cosa che sarebbe poi avvenuto con il passare del tempo, anche se relativamente breve, anche nelle altre realtà delle nostre due regioni. E in effetti, come emerge da una survey che abbiamo condotto come IOM regionale, il 76% delle strutture di appartenenza sono state riconvertite e contingentate per l'assistenza dei malati Covid, tamponi positivi, e il 26% degli operatori ha dovuto cambiare il proprio ruolo. Ci siamo organizzati prendendo spunto dalle indicazioni fornite dal documento IOM CIPOMO COMU del 13 di marzo e dalle indicazioni che sono state date dalla rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, modificando i percorsi in maniera rapida al fine di garantire al meglio la continuità terapeutica assistenziale dei pazienti oncologici che per gravità di patologia non poteva essere messa in secondo piano rispetto alla pandemia in corso. Durante l'emergenza sanitaria ancora oggi abbiamo mantenuto separati i percorsi dei pazienti oncologici attraverso un percorso di pre-triage dedicato e talora anche attraverso un contatto telefonico da parte del medico o dell'infermiere il giorno precedente l'accesso dei pazienti nelle strutture. I ricoveri dei pazienti nei reparti in oncologia inoltre sono stati riservati a quei pazienti che avevano un tampone Covid-19 negativo nelle 48 ore precedenti al ricovero e questo al fine di ridurre al minimo i contagi in ambiente oncologico. Si è reso necessario ridefinire i piani di trattamento attivo e di sorveglianza che di volta in volta sono stati disegnati ad hoc per ciascun singolo paziente, bilanciando i rischi, i benefici, i rischi delle tossicità, ma anche il rischio di esposizione ambientale legata agli spostamenti, alla frequentazione dell'accesso ospedaliero, talora dovendo rinviare quando possibile alcuni trattamenti o addirittura fare delle scelte di maggior sobrietà e non effettuare dei trattamenti che non avessero una evidenza scientifica così solida. Le terapie necessarie, non differibili e le prime visite invece sono state proseguite regolarmente ma con accesso consentito soltanto ai pazienti, quindi non era concesso l'accesso agli accompagnatori e questo è stato un punto davvero doloroso sia per il paziente che per gli operatori, se non in caso di paziente non autosufficiente o talora per le prime visite. Sono state riorganizzate le modalità di accesso alle strutture, ampliando l'orario delle prestazioni di day hospital e riducendo il numero dei pazienti contemporaneamente presenti all'interno della struttura ambulatoriale al fine di garantire un adeguato distanziamento sociale. Tutte le attività invece che erano effettuabili in modalità telematica, quindi con telefonate, mail, videoconferenze, sono state incoraggiate, ad esempio le visite di follow-up o le consulenze al letto. L'attività multidisciplinare che nelle nostre regioni si chiama GIC è proseguita regolarmente, ma le usuali discussioni sono state convertite in consulti telematici, quindi in videoconferenza. È stato inoltre attivata la consegna a domicilio dei farmaci
delle terapie orali o di alcune terapie sottocute per alcune categorie di pazienti, o in alcuni casi è stata effettuata la consegna di un quantitativo superiore, ad esempio per 2 cicli, e poi è stata fatta una valutazione telefonica o soltanto con gli esami ematoclinici, senza permanere troppo a lungo all'interno delle nostre strutture. Che le criticità che abbiamo vissuto in realtà sono quelle correlate, erano già in parte delineate prima della pandemia, ma si sono manifestate molto chiaramente nel corso dell'emergenza sanitaria. Abbiamo preso coscienza della fragilità dei percorsi di integrazioni fra ospedale e territorio, e abbiamo forse pagato il prezzo di essere state fra le prime regioni ad essere colpiti in maniera così pesante e colti impreparati, come emerso anche dai dati della survey regionale a cui accennavo prima. Almeno per quanto riguarda le prime fasi della pandemia, abbiamo dovuto anche fare i conti con la scarsa disponibilità dei dispositivi di protezione individuale e l'esecuzione del tampone nasofaringeo. Ecco, dottoressa, il Piemonte è stata una delle prime regioni in Italia a dotarsi di una rete oncologica regionale. Qual è stato il ruolo della rete nella gestione della pandemia e come vi state preparando per affrontare un'eventuale seconda ondata del Covid in autunno? Allora, la rete oncologica del Piemonte della Valle d'Aosta ha rivestito un ruolo importante nel coordinamento della gestione della pandemia. Sin dall'inizio dell'emergenza sono state redatte delle raccomandazioni del Dipartimento della Rete Oncologica, condivise con l'assessorato e con l'unità di crisi, suddivise in 21 punti, che fornivano delle indicazioni precise e dettagliate sui comportamenti da adottare in ambito oncologico. Diciamo che nella nostra regione c'è una consolidata esperienza a lavorare in rete, e questo ci ha consentito di garantire nella maggior parte dei casi il rispetto dei tempi previsti per il percorso diagnostico e terapeutico assistenziale per la presa in carico dei nostri pazienti. Per esempio, grazie al coordinamento del Dipartimento della Rete è stato possibile creare una mappa dettagliata delle prestazioni che presso ciascun centro erano garantite in tempi simili a quelli precedenti l'emergenza, le relative liste d'attesa, con l'obiettivo di promuovere i contatti fra i diversi centri di riferimento nel contesto di aree territoriali omogenee, al fine di spostare i pazienti da centri particolarmente in sofferenza, ad esempio per la riconversione delle sale di chirurgia in aree, in posti di rianimazione o per carenza dei rianimatori prevalentemente impiegati nell'assistenza dei pazienti Covid, e quindi di spostare, dicevo, i pazienti in centri con minore sofferenza e quindi con minore riduzione dell'attività. Terminata la fase acuta, ormai volti al termine della fase 2, e dobbiamo immaginare il nostro futuro prossimo verso una nuova normalità. Abbiamo capito che c'è la necessità di sviluppare un sistema informativo informatico che faciliti il contatto medico-paziente, anche ospedale-territorio, e in questo senso nelle nostre regioni si stanno cercando di avviare quei modelli che facilitino le comunicazioni in questo senso di telemedicina, di teleconsulto. È stato avviato un processo di riconoscimento da parte delle regioni dell'attività svolta da remoto sia durante l'emergenza Covid e proseguirà anche nella fase 3. Si sta delineando un modello organizzativo di maggiore integrazione fra ospedale e territorio che da un lato comprenderà una ridefinizione del Dipartimento delle Malattie Infettive che di fatto sostituisce l'unità di crisi e dall'altro prevederà l'istituzione di 2 gruppi con l'obiettivo di rivedere gli assetti regolatori in ambito ospedaliero della rete territoriale. Diciamo che abbiamo retto in qualche modo, nulla sarà più come prima del Covid, ma il grandissimo motore della fase 3 ed è anche quello che ci ha consentito di reggere lo tsunami Covid è stato il grandissimo capitale umano rappresentato dagli operatori sanitari che sono stati capaci, e in questo il Piemonte e la Valle d'Aosta devo dire sono stati dei pionieri, di fare rete all'interno delle proprie strutture e delle rete all'interno delle varie realtà oncologiche con grande senso di responsabilità e di collaborazione, per cui il ruolo della rete oncologica per noi lo è stato nella fase 1, nella fase 2, lo sarà anche nella fase 3, resta fondamentale per superare i momenti drammatici
come quello che abbiamo appena vissuto, perché lavorare insieme, noi lo sappiamo, è un valore aggiunto sia per gli operatori che per i pazienti.